tripartizione, nel discorso occidentale, e senza il due. Addirittura senza il numero. Il discorso occidentale si fonda sul postulato dell'assenza del numero. Quindi senza l'aritmetica. Il numero viene introdotto da Leonardo da Vinci e da Freud. La tripartizione senza l'apertura intellettuale, senza la reazione. E senza la speranza. Ma ancora, senza la dimensione, senza la funzione, senza la distinzione o la condizione, senza l'operazione. Questa è la tripartizione, chiamata discorso occidentale. Quindi, la tripartizione nel discorso di Platone. Tre specie principali di uomini, tre specie di piaceri, e la tripartizione della sostanza di Aristotele. La tripartizione dei poteri, Montesquieu, che è adora Polibio, e quindi la tripartizione fra Polibio. La tripartizione in classi, in funzioni sociali, e persino nei colori. Della parata sociale. Il bianco, il rosso, il blu. Già in Iran, ma il blu o altri colori, tre colori. Tre funzioni sociali. In Iran il bianco per il prete, il rosso per il guerriero, il blu per il contadino, altrove, in Grecia, la legge del blu, un altro colore, ma per l'economia, per tutto ciò che attiene l'economia, l'economico. Per la con le sue dimensioni, iscritte nel discorso occidentale. RSI, l'RSI di Lacan, non è un'eresia rispetto al discorso occidentale.
oppure è un'eresia di cui ha bisogno il discorso centrale. È la rottura, il modello cartesiano rovesciato. Ma il discorso rovesciato, capovolto, è sempre il discorso. Nessuna religione si combatte se non con un'altra religione. Nessun discorso si combatte se non con un altro discorso. L'anti-Edipo, di Teresa Guattari, è Edipo. L'anticristo è Cristo. Nietzsche è il miglior lettore di Cristo nella sua epoca. Con l'anticristo. E ancora la tripartizione del bisogno, della domanda e del desiderio. Una scalata, più che escalation, una scalata dello psichismo, del simbolismo. Peirce, Charles, Sanders, Peirce. La tripartizione dei segni. I segni, l'indizio, l'icona, il simbolo, l'indizio, l'icona, il simbolo, non sono segni. Soziale Dreikriegerung. Ma anche appunto lo stesso Georges Dumézil, la mitologia comparata indoeuropea, cioè il discorso occidentale, la mitologia comparata, le lingue comparate, sempre la mitologia, le lingue comparate, la mitologia intende il vocabolario, c'è un vocabolario lì che in alcuni volumi è il pallessico. Pallessi del vocabolario. Georges Dumézil. Le funzioni sociali, le funzioni politiche. Tre campi. Il religioso, il guerriero, l'economico. Così con i poteri, con le gerarchie. E ogni funzione sociale, tripartizione, sempre. Tripartizione. Ma la Trinità non attiene al mito e all'atto del cristianesimo. La Trinità è platonica, è aristotelica, è ontologica. La Trinità. L'unità. Risponde al concetto ontologico. Altro il numero, la diade, la triade. Il singolare triade non è il trinitario. Freud scrive oltre il principio del piacere, principio di piacere, o del piacere. Soltanto quei credenti che chiedono alla scienza un sostituto del catechismo cui hanno rinunciato vedranno di malocchio il fatto che uno studioso vada avanti e svolga o addirittura modifichi le sue opinioni. Lo studioso alle sue opinioni, le sue opinioni, come le sue idee, certo, le può modificare, sono sempre le sue idee, è una gamma di fantasmatica che costella la sua vita, la sua vitella, la sua vituncola,
è la scienza. La scienza non ha lo studioso, non c'è lo studioso della scienza. La scienza. Tra i filologi, sono filologi più che linguisti, c'è uno che ha qualche escursione sotto che ha la chance di non poter mai additare la radice. Infatti la radice non si addita. Emil von Wilmers. Emil von Wilmers. Allora, un excursus, analinguistico, che mi va benissimo, che torno a do. E do che distingue da. Ta elettita, ta non è dare, ma prendere. Do appunto dare. Ma dare allora è dare. Non c'è l'oggetto del dare, né del prendere. L'oggetto è causa, è anche causa, è oggetto e causa, è simulacro. Che è la condizione della struttura, ma ancora però sempre il tita è ancora ta. Da c'è la forma, c'è la locuzione tita pai. Pai è pe e ai. E cioè ancora dare. Dare, pai, addirittura pars. Allora, dare, do, dare. Noi troviamo la sintassi, la frase di pragma. Do ancora. Donum è in greco doron. 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 Donum. Do. E
Ma qui sempre doron, in greco, con l'avverbio dorean. E dunque siamo al dono, dono, ma dono non l'accezione di donare qualcosa. Donare qualcosa è se c'è sempre la antropologia del dono, e donare la vita o donare la morte, c'è la tipologia del dono. Se c'è donare qualcosa, qui allora va benissimo, mette un po' di vocabolario e un po' di filologia. Dorean, quindi doron, donare, donare per niente, donare per niente, niente da donare e donare per niente, niente da dare e dare niente, cioè dare, do o pai, quindi che è pe e ai, quindi attribuire, e poi dare, quindi parte, pars, e quindi aite, osco, aiteis, eta, part, eta, sempre da ai, vai. Pars. C'è questa, poi in varie lingue, tutto ciò viene esplorato in varie lingue, questo dare, che dunque dare è pars, che investe la sintassi della frase, cioè la funzione del non, dell'avere, ecco, dare senza oggetto, il non dell'avere. Sì, parodiando poi un proverbio, l'amore dà quel che non ha, ma è un proverbio, e siamo nella fiaba, è fiabesco, eh? Più che nella fabbia, nel fiabesco, dare quel che non ha. Nessun oggetto del dare, nessun oggetto della pars, della frase, nessun oggetto del prendere. E prendere dunque ancora è il dato elittico, elittico da si è fissato per prendere. Allora, la questione qui è la scienza, sac, sanscrito, sac, o sec, e il trovare sac, dunque, il sen, no, tedesco, sac, il dire, il taglio, e quindi la sezione, la sessualità, scienza, quindi la divisione. Ma non è nella scienza che il tempo è il meno che possiamo dire imprescindibile, il taglio. Ma com'è che dunque il discorso occidentale è fatto apposta per negare la scienza, quindi il dire, il fare, la saga,
Saga, sempre stesso. Saga, sempre sacca. E quindi la... E quindi il numero. E la tripartizione. Pars. Partim. In partem. Catameros. Ta tu somatos mere. Le parti. Cosiddette sessuali. Poi pars, anche il partito, meros, meros, part, pars, meris, il partito. Pars, poi la particolarità, come che da dare, dare, pars, prendere, l'idioma, la tripartizione del segno, quindi il viaggio, il processo intellettuale, secondo la particolarità, quindi l'idioma. Imparzialis. Tripartitus, trimeres. Presa, dare o dare, pars o prendere, sono tra virgolette aspetti della scienza della parola. La tripartizione. Comunque la vita segue, la vita procede dall'apertura intellettuale, dalla diade, secondo la triade. La triade, cioè secondo la diade. La dimensione singolare triale, secondo la funzione singolare triale, secondo la condizione singolare triale e secondo la l'operazione singolare triale. Singolare triale. Singolare triale non è nulla da... senza nessun riferimento all'essere, all'avere o al concetto di unità. Tripartizione del segno, tra virgolette. Del numero, il segno è il numero, quello che è stato chiamato il segno è questo, il segno è do, dare, pars e prendere, è la funzione zero, la funzione di uno, la funzione di altro o di intervallo. Quello che è stato chiamato il nome è lo zero, quello che è stato chiamato il significante è l'uno. E l'altro, l'intervallo. Allora
la ricerca come il dispositivo ciclematico, un dispositivo che quindi si basa sulla scienza della parola. E il niente pleonasmo. Il tutto non è totalità, ma la pars è pars, il tutto è pars del niente. Questa è un'accezione di Sinedo che nessuna retorica aveva colto. Cioè che il dare, dars, dare, pars, prendere, sono presi così avvolti dal pleonasmo. La distraxio, la substraxio, l'abstraxio. Proprio rispettivamente della sintassi, della frase e del pragma. Il dispositivo della la conversazione, il dispositivo della memoria, dell'esperienza, come della memoria. Il dispositivo, cosa ho detto adesso? Il dispositivo della memoria è il dispositivo. È il dispositivo della sintassi e il dispositivo della frase. Cosa ho detto quelli adesso? Il dispositivo di che cosa? L'esperienza. No, il dispositivo della memoria è il dispositivo dell'esperienza, certo. E quindi c'è il dispositivo che attiene alla ricerca, il dispositivo che attiene all'impresa. Pragma, ripresa. La ricerca quindi è sintassi e frase. Il va e viene intorno, è il circa è intorno, circa è intorno. La ricerca va e viene intorno. De rerum natura, da dove vengono e dove vanno le cose. Le cose vanno e vengono intorno, questa è la ricerca. Ma verso, intorno è verso. Ma anche nella, quindi attengono alla sintassi e alla frase. L'intorno attiene alla sintassi e alla frase. Nel pragma non c'è intorno. Non è questione più di intorno, è questione di adiacenza. Adiacenza, non intorno. Il circa non attiene al fare, non si può fare intorno, no, il fare è senza intorno, il fare è la struttura dell'adiacenza, non dell'intorno. Dispositivo, la conversazione, dispositivo della ricerca, la narrazione, dispositivo della scrittura, dell'esperienza, senza nessun riferimento con le parti del discorso indicate da Cicerone. E la lettura, dispositivo della cifra. Sempre come prima c'era la Tommaso che distingueva le facoltà dell'anima, ovviamente le facoltà dell'anima per Tommaso sono tre, no? Sempre, questo va messo nella prima parte della mia intervento. Memoria, intelletto e volontà. Per Sant'Agostino pure c'è questa T,
tripartizione dell'anima, delle facoltà dell'anima, delle facoltà. Già l'anima. In teoria non c'è più anima. Allora, perché allora Sant'Agostino ha il primato della volontà fra memoria, intelletto e volontà. San Tommaso il primato dell'intelletto. Perché qual è il cos'è ciò che assimila, no, questi pensatori cristiani o platonici, platonico aristotelici, in parte cristiani, in parte platonico aristotelici, che cosa li assimila? È un interrogativo. Qual è l'ultima felicità? L'ultima. È una visione? Dante sfata questo. Dante sfata. Sfata questa. Sfata il fantasma di questo interrogativo. Il fantasma dell'ultimo è il fantasma della felicità, cioè che il fantasma che è proprio attinente al principio del piacere, e cioè che il piacere sia telos, sia fine. La tripartizione, rispetto al viaggio, è nella Repubblica Occidentale, così come l'abbiamo introdotta negli anni 70 in poi, è una novità assoluta, una vera rivoluzione. È stata colta, non è stata colta. A che punto è? Senza la tradizione, l'esperienza della parola. È negata. E si può, ed è convertibile, si rende al pregiudizio. Al pregiudizio. E quindi all'idea che ognuno ha. Dell'io, del mondo e di Dio. I tre capisaldi, no? Concettuali. Senza la tripartizione sono due sbocchi delle pratiche erotiche chiamate in vari nomi, sotto le varie logie, psico. Due sbocchi sono la psicoterapia e la pedagogia. E psicagogia. Aufhebung, il rilievo, l'ironia, il modo dell'apertura, o il sollievo, il rigetto, la rimozione, Aufhebung, ma anche la divisione dell'uno dall'uno, cioè niente più identità se non come trompe-l'œil. E comunque niente più principio di identità.
la tolleranza, forse Aufhebung è tolleranza, tolleranza come principio diatico e come il principio di contraddizione e principio della tripartizione del segno, cioè del segno, tra virgolette del segno. Tolleranza che è proprietà del due, tolleranza che è proprietà della sintassi, tolleranza che è proprietà della frase, tolleranza che è proprietà del pratico. Quanti congressi ho fatto, laboratori intorno alla tolleranza. Tutto ciò perché, per sfatare appunto il fantasma materno, quindi anche ogni paradiso è inteso come terrestre. E quindi come fisico e mentale. Sotto il principio appunto di piacere. La tripartizione. L'analisi, la teorematica e il preambolo. Teorematica, assiomatica e il preambolo, ovvero i corollari della logica operazionale, o logica delle idee. Si fantasmatizzava intorno alla polemica, la battaglia, il conflitto delle idee. E questo conflitto, la battaglia delle idee è la guerra di religione, è la guerra di religione, il conflitto, la battaglia, la guerra di religione. Religione è l'accezione di una visione del mondo che presume di fondare la società conformista. Troviamo la donna, Aristotele, poi fino agli epigoni, e quanti ancora epigoni vi saranno. Troviamo questo barare sul segno. Questa ontologia, quindi la contemplazione dell'avere, dell'essere. Anche intorno alla contemplazione dell'essere, che è una cosa che fa il filosofo, no? È la terza funzione sociale per Platone, il filosofo. E che ha un fine, cioè tre piaceri, un fine, il piacere più alto. Ci mancherebbe. Il dispositivo cifrematico. Ma già la conversazione come dispositivo della sintassi, della frase,
esige il progetto. Progetto e programma. In virtù della telematica e della semantica, la questione non è appunto come stai, ma dove stai, e la questione è per ciascuno il progetto e il programma. Per la ricerca la questione è quella del progetto, per l'impresa la questione è quella del programma. Allora, Platone, Aristotele, il banchetto, no? Il banchetto è però anche la scuola di Atene, banchetto o scuola. Banchetto o scuola. Ma appunto senza il numero, senza l'apertura intellettuale, senza l'idioma singolare triale, il banchetto o la scuola sono dispositivi conformisti. Allora la fondazione senza fondamento è il numero, il numero. Senza concetti di fondo o di fondamento, che sono ontologici, la fondazione è il numero. E scuola, sì, attiene a dispositivo artistico. Scuola è dispositivo. E l'associazione, una associazione è la condizione della società, come dispositivo intellettuale. La fiaba, la favola, la saga, il libro, ciò che nella memoria si scrive, il testo è appunto sia il libro, sia la scrittura, sia la scrittura. L'esperienza e scrittura è il testo, ma il testo diviene film. Cioè, l'istanza della la Samos, l'istanza del simbolo, l'istanza della lettera, e la Sanitas, l'istanza della cifra, no? La salute, l'istanza della cifra. Diciamo che c'è oppure sanità, se vogliamo distinguere sanità e salute, allora sanità è l'istanza del simbolo, l'istanza della lettera, e la salute è l'istanza della cifra. All'alba della nostra esperienza intervenivano questi, nell'epoca, significanti, analizzante, psicanalizzante, psicanalista.
sono due modi per indicare che il sembiante è due varianti di una stessa indicazione. L'indicazione è che il sembiante non è intoccabile, invisibile. Intangibile. La causa e l'oggetto sono intangibili. Senza il dispositivo cibernetico regna il dialogo, quindi il pasto senza amore, senza odio, chiamato pasto di amore, pasto di odio, cioè il pasto cannibalico. Il cannibalismo si esercita e si alimenta con il pettegolezzo, che è la forma più diffusa di metalinguaggio. E cioè la forma più diffusa di arroganza, la presunzione, anagnosis. La lettura procede dalla relazione, un'accezione parte di chiara di religio è appunto la relazione non sociale. Viene scambiata invece la religione come ideologia della relazione sociale e politica. La religione, questa, la lettura procede dalla relazione. L'ego, no? Il colloquo in latino, è l'ego, è dico in greco. Eleganza, intelligenza. Timio lectore unius libri. Unius libri. Cos'è lector unius libri? Chi è? È colui che corregge l'esperienza in nome di un libro, qualunque libro assuma, o che corregge l'esperienza in nome di un'idea, che ritiene la sua, che la sua idea guida o deve raddrizzare, dirigere, gestire l'esperienza, quindi la ricerca, fare, o addirittura la scrittura. Rispetto alla lettura come dispositivo della cifra, la dislettura, il concetto di dislettura, come si chiama quello che non abbiamo pubblicato? Bruno. Sì. Sì, appunto, sempre. Ok, il concetto di dislettura di Harold Bloom è balbuzia ideologica. Balbuzia ideologica. Gnostica, perdono, balbuzia gnostica. E intorno alla dislessia abbiamo potuto scrivere una pagina. Proseguire, incominciare, come dice Freud, andare avanti. Progetto, programma.
il brain working, l'art banking. Nulla ha interesse senza la tripartizione, senza il dispositivo cinematico. È da qui che occorre partire, ripartire, fondare e rifondare. Qui la luce del paradiso.